Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay di League of Legends. Sì, lo so che è un po' particolare perché non l'avevo mai fatto questo gioco, è la prima volta che faccio un video di questo gioco. Se vi ricordate bene, ne avevo già parlato nel video che avevo fatto di Dota 2 e ho deciso di fare un video, perché no, anche di questo. Soprattutto perché adesso mi sta prendendo abbastanza, visto che è abbastanza divertente anche questo. E è molto su un modello dell'altro, molto simile, quindi non ci sarà tanto da spiegare di più o di meno, perché quello là è molto più complicato in realtà. Io sono questo personaggino qui, si chiama Kennen. Oggi ho preso, proprio 10 minuti fa, ho preso la sua skin, questa qua, l'Arctic Ops, cioè questo nuovo aspetto. In realtà lui non è fatto così, però l'ho preso anche questo qua, vedete, ha un nome diverso. Adesso magari non li conoscete questi personaggi non giocando al gioco, ma poi vi farò vedere che non sono proprio fatti così. Questi qui invece sì. Questa qua è la nostra squadra e questa qua è la loro. Ho preso Kennen un po' di tempo fa, mi è piaciuto molto e sinceramente credo sia il mio personaggio preferito. Adesso ve lo spiego naturalmente. È in diretta sta partita, quindi magari farò schifo assolutamente, non lo nego perché sto imparando, poi tante altre cose, poi devo anche parlare, devo spiegarvi, quindi sarò un po' deconcentrato sulla partita. Anzi, magari in alcuni momenti non parlerò neanche tanto perché questo è, diciamo, più frenetico di Dota 2. Quello là è un po' più lento, però poi alla fine ti sbatte tutto addosso. Questo magari è molto più frenetico all'inizio, cioè molto, è più frenetico all'inizio e poi magari un po' meno alla fine. Qui i personaggi sono molto più potenti nel senso di overpowered. Mi spiego, cioè, che ne so, per fare un esempio, tutti i personaggi di Dota hanno la barra del mana. Invece qui non tutti. Ad esempio, il mio personaggio, questo Kennen, non ha una vera e propria barra del mana, ma questa barra gialla, che è una barra dell'energia. Che può sembrare la stessa cosa, in realtà è diversa completamente. Il mana si rigenera, diciamo, 1,5, che ne so, al secondo base, normalmente. L'energia si rigenera 10 al secondo, quindi 10 volte superiore, che è tanto, ma tanto di più. Oppure ci sono dei personaggi come questo nemico, che probabilmente sarà il mio nemico qui in mid, perché io sono un personaggio da mid. Katarina, un personaggio che probabilmente mi farà il culo perché è fortissimo, ce l'ho anch'io. Lo conosco, anzi la conosco. E lei non ha nulla, non ha né il mana né l'energia. Lei può usare le sue abilità quante volte vuole, anche contro nessuno. Anch'io posso, vedete. Posso far così e la barra mi si rigenera molto velocemente. Guardate, ce l'ho già di nuovo tutta praticamente. Adesso vi spiego un po' le abilità del mio personaggio. Partiamo dalla passiva. Praticamente la passiva conferisce a Kennen l'abilità di applicare un marchio ad ogni abilità che il nemico subisce da noi. Quindi, grazie alla nostra Q, alla W, alla E, alla R, le nostre quattro abilità, applicheremo un marchio. A tre marchi, quando un nemico ha tre marchi su di sé, viene bloccato, viene stunnato, si dice, cioè viene confuso e rimane un po' fermo. Ed è questa la grande abilità di Kennen, cioè quella di poter bloccare un'intera squadra. La sua Q, quella che ho appena sbloccato io, è uno shuriken, lancia uno shuriken a distanza elevata. Vedete, riesce a lanciare fino là. Aia, mi sono già preso un colpo di Katarina, che è questo qua, come era previsto, va in mid, lo sapevo. Adesso qui cerchiamo di prendere. No, ecco. Se vi state chiedendo perché non riesco a lastittare i minion, è perché sono il peggior lastittatore di minion al mondo. Però di solito poi riesco a cavarmela abbastanza bene in mid. Katarina non lo so perché diciamo che è più potente di me, ecco, mettiamola così. Ecco, quel minion l'ho preso. Io dovrei avere il vantaggio del range, cioè io attacco da lontano, lei no. Però in realtà non è proprio così perché lei si può teletrasportare, quindi poi lo vedrete magari dopo. Non so se ha già sbloccato la B. Ecco, quella lì, vedete, si teletrasporta. E lei non ha il mana, quindi. Come vedete, quel minion lì ha uno dei miei marchi sopra. Sono quei simboli lì.
No, che palle. Madonna mia, non ne sto prendendo uno. Ve l'ho detto, sono il peggiore recitatore del mondo. Chiamatemi sfigato, chiamatemi noob o principiante o tutto, lo so. Non c'è bisogno che me lo diciate, lo so benissimo anch'io. Adesso passiamo alla mia W, la mia seconda abilità. L'ho appena usata prima, mi permette di lanciare una serie di fulmini a tutti i nemici che hanno almeno un marchio addosso, applicando cioè facendo tanti danni e applicando un ulteriore marchio. La mia E, che l'ho appena sbloccata, mi dà l'abilità di diventare. Ecco, l'ho appena usato la W sopra. Mi dà l'abilità di diventare di elettricità. Adesso magari la userò. No, 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 adesso. Perché potrebbe servirmi per scappare, visto che lei è molto. Non è tanto veloce. Cioè, più veloce di me adesso. Però la grande abilità che ha è il suo teletrasporto, quindi. Quella maledetta Q di Nidalee è terribile. Lancia quel cazzo di Shuriken. Cioè sì, di lama che rimbalza. Ecco, vedete, adesso lei ha un marchio sopra. Adesso gliene applico un altro, gli vado addosso. E l'ho presa. Adesso l'ho mancata con la mia Q, lei si è flashata via. Il che vuol dire che era in difficoltà. Se avessi presa con la Q l'avrei uccisa, però l'ero addosso. L'ho mancata, non so come. È stato un po' un fail, però dovete anche capire che questa è la prima partita che faccio in diretta così, quindi non è facile, ve lo assicuro, parlare e nel mentre giocare ad un gioco che ti occupa abbastanza concentrazione, diciamo così. Adesso lei è tornata perché aveva poca vita e poco tutto. E allora torno anch'io, ho pushato un attimo, cioè ho ucciso i loro minion, adesso questi andranno sotto torre. E intanto io torno, mi piglio. No, non questi, non ancora. Mi piglio un po' di potenza, diciamo un po' di ability power, si chiama così. Non ho visto se loro hanno il jungler, però un sideward non fa mai male. Adesso vi spiego cosa sono. So che adesso sarete un po' confusi, però neanche io mi aspettavo di fare un video su questo gioco, sinceramente. No, non hanno il jungler. Però vabbè, dai, un sideward lo tengo. I sideward sono degli oggetti che si posizionano nella mappa e che danno un po' di visione nell'area attorno per 3 minuti. E servono per sopravvivere a gank o cose del genere. Adesso gli dico di stare attenti perché il mio avversario qua non c'è. Come vedete, adesso sono da solo e in bot, cioè in basso. Ecco, lo sapevo, gliel'avevo pingato. Adesso lei è entrata lì. Spero non faccia uccisioni. No, ok. Non credo le riesca a fare. No, non vado fin là perché tanto sarebbe stupido. Ok, almeno non hanno fatto uccisioni. Ottimo. Adesso, Katarina, non ho visto con quanta vita era, però. Se la prendo. Intanto mettiamo il sideward qua. Ecco, ah no, ha fatto il first blood. Ah, è tornata. Ottimo, ottimo. Ha fatto il first blood, cioè ha ucciso per prima uno. E purtroppo è successo così. Adesso credevo passasse di qua, eccola qui. No, 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 non voglio andare fino. Se avessi presa con la Q sarei andato, ma. Non voglio avventurarmi troppo, anche perché i suoi alleati sono subito qui. Poi lei era abbastanza vicina alla torre. Piuttosto cerchiamo di fare un po' di danni. Ah, ecco, merda, è già qua. Però io ho sbloccato la final. Guardate quanti danni le faccio. Ha già metà vita. Vabbè, aveva già subito un po' in bot. Però le mie abilità tolgono tanto. Ecco, non lo nego. Diciamo così. Infatti, mi sembra che sia abbastanza spaventata. Non riesco a inquadrarla molto. Ma guardate le mie abilità. Tolgono abbastanza. Sì, lei è abbastanza spaventata. Adesso credo che ritorni indietro. Se non torna indietro, se sta lì, vado per la kill. Ah no, ecco, ha schivato la mia Q. Pessimo. Per me. E se l'avessi presa probabilmente sarei andato sotto. No, di qua. Quasi, quasi, l'ho quasi presa. Mi scuso ancora se adesso non sto parlando tanto, ma è una situazione un po'. Sono in vantaggio io. Perché ho più vita. Sono. Ah no, adesso abbiamo pari livello, però io sono più avanti. In realtà, perché io sono già a più di metà del 2. Cioè del 6, volevo dire. Lei è appena passata al 6, quindi.
Però vedete, sta recuperando vita molto facilmente. Intanto in bot, guardate, i miei alleati stanno pushando tanto. E l'ho preso con quello. Adesso si avvicina secondo marchio. Ho sbagliato, ho fatto una minchiata. Me ne rendo conto anch'io. È che di solito mi lancio quasi sempre e vado sempre sotto. Però adesso, diciamo che è che ho paura di fare un fail in diretta così, no? Allora sto giocando molto più di guardia. Vediamo un po' cosa ha lei. Ah, non ha più pozioni, quindi sono in vantaggio io. Adesso se lei rimane ancora lì, poi vado davvero per la kill. Adesso facciamo fuori questi minion. Come vedete, una delle mie strategie è entrare con la mia E, quella con cui divento di elettricità, in battaglia. Entrare con quella in battaglia e applicare un marchio a tutti i minion, e usare la mia W e fare tanti danni a tutti i minion. E con questa si possono fare i gruppi di minion molto velocemente. Adesso purtroppo i miei alleati non stanno andando benissimo. Io qui in mid la sto sconquassando, diciamo così. Come vedete, entro dentro e poi bam. E faccio danni a tutti, applico tanti marchi. Ok, sono salito di un altro livello. Adesso io non ho più il Sight Ward qua. Non ce l'ho più. Però no, 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 non credo ci sia molto pericolo di trovare qui. No, quel minion! Si è preso il colpo, si è preso il mio Shuriken al posto di lei, se no sarei probabilmente andato sotto. Però vedete quanto gioca in difesa lei. Credo abbia molta paura. Kennen è un personaggio che fa paura, credo. Non me lo sono mai ritrovato contro, sinceramente. Però so quanto fa male, perché Kennen fa tanto male. Io, sinceramente, questo personaggio l'avevo preso per scherzo. Mi rimanevano dei punti. Era, come si dice, in sconto. E allora l'ho preso così, perché non sapevo chi prendere. L'ho preso e l'ho adorato. Ragazzi, se volete prendere un personaggio e non sapete chi prendere, prendete Kennen perché è ultra divertente, non avendo il mana e tutto. Velocissimo, grazie alla sua E con cui aumenta la sua velocità. Maledetto quel minion. È molto potente. Sembra una merda. Anch'io all'inizio credevo fosse schifoso. Poi ho fatto le prime partite e ho scoperto che invece è tutt'altro che schifoso, anzi, è davvero molto molto potente. Adesso qui, come vedete, questa sta giocando di difesa, ma in un modo assurdo. Guardate, ah, ok, in bot i miei alleati sono riusciti a uccidere uno finalmente. Quindi adesso stiamo un po' recuperando. Siamo 2-1 per loro, potete vederlo in alto. Quelli sta recuperando vita pian piano. Perché guardate quanto gioca in difesa, qualcosa di assolutamente odioso. Io mi sono preso anche un colpo di torre. Se riuscissi a prenderla con la mia maledetta Q, invece sti minion si mettono sempre davanti. Cioè, non è che i minion si mettono davanti, però. Bam, morta. Mi si è lanciata addosso, è stata stupida. Come vedete, ho usato la mia Final, l'ho uccisa in 2 secondi. La mia Final non ve l'avevo ancora spiegata. Adesso è rischioso un po' stare qui, anche se non hanno il jungler, però non pre preferisco non star lì. La mia R, la mia Final, cioè, è quell'abilità, l'avete vista, mi crea un cerchio di energia attorno, di elettricità, e tutti i nemici dentro quel raggio, non so perché ho preso tutte queste pozioni, ne ho 9, non ne ho ancora usata una, mi sono incantato, vabbè. E comunque tutti i nemici dentro quella zona prendono ogni 0,5 secondi, quindi ogni mezzo secondo, un fulmine addosso che fa abbastanza danni e applica un marchio dei miei. Quindi capite bene che in una battle team, cioè una squadra contro la squadra, se il mio personaggio entra dentro la battle team e usa la sua final, distrugge, cioè non è che distrugge, stunna tutta la squadra avversaria, quindi è un vantaggio assurdo. Può cambiare le sorti di una battle team il mio personaggio. E mi è capitato alcune volte. Perché la capacità di stunnare un'intera squadra è un qualcosa che dà un vantaggio enorme. Adesso questa sta andando di nuovo lì. Io segno di stare attenti, perché se non tornano subito, sono morti. Ok, hanno capito, stanno tornando, ottimo.
Intanto metto un sightword qui. Olè. Li ho avvisati perché quando Caterina è molto veloce, avete visto. E di solito, ecco, vedete, era andata in bot. Si era vista un attimo lì. Eccola là, laggiù, la vedete qui adesso. E ha cercato i miei alleati, ma gli avevo detto di tornare indietro. Intanto io sto facendo un po' di danni alla sua torre. Lei sta perdendo i miei minion, quindi sta perdendo soldi e nonché anche esperienza. Che è esattamente ciò a cui punto io. Adesso cerchiamo di fare il più possibile. Questa adesso si è messa lì, ma presa. Come vedete sono in due qua. Io ho messo il mio sightward lì e posso vederle tutte e due. Adesso l'altro credo sia tornato. Ah no, è qui. Vabbè, ma finché sto sotto torre, come detto, adesso gioco un attimo difensivo perché ho visto che erano in due. Adesso questa l'ho presa. Guardate i danni che fa il mio. Ha già meno di metà vita. E ha al secondo marchio. Si è lanciata via perché sennò l'avrei probabilmente uccisa. Adesso non ha più marchi. Adesso ne ha uno. Comunque, come vedete, Kennen, se usato bene, è un personaggio fantastico. Oltre che divertentissimo, fantastico. Io ho fatto delle partite con lui, credo che questo voglia venire un po' su. Però io li seguo. Eccolo qua. Preso. Morto. Il mio alleato ha fatto l'uccisione, io ho preso un assist. Perché naturalmente l'ho aiutato. Abbiamo fatto un'ottimazione, io avevo previsto quello. Katarina, non lo so, forse è tornata. Forse era già tornata prima, non lo so. In top si sono uccisi a vicenda. Ah, eccola qua, Katarina. No, voleva probabilmente dare una mano al suo amico, ma a parte che non ha vita, e poi ha visto che ero andato già io, quindi. Ha pochissima vita, ragazzi. Ah, mamma, se sta lì la uccido. Vado anche sotto torre. No, niente. Ok, in bot la loro torre è andata, quindi siamo in estremo vantaggio. Abbiamo il doppio delle loro uccisioni. Io ho fatto un'uccisione e un assist che è decente, diciamo che non è ottimo ma neanche brutto, anche perché, come detto, il rotore qua ha già metà vita. Katarina ormai credo sia un avversario un po' da scartare perché. Ah beh sì, un'uccisione l'ha fatta, però è già morta una volta e la sua torre è andata. Ce l'ho fatta, ragazzi, la sua torre è andata. Adesso vado ad aiutare magari in bot, perché ho visto che sono due. Ah, c'è Teemo qui, vediamo un po' Teemo. Teemo è un personaggio orribile, io ve lo dico, ragazzi, se usate Teemo non ditemelo neanche. Perché è un personaggio che rovina le partite. Ce l'abbiamo anche noi, oltretutto. È un personaggio che rovina il gioco. E è odioso. Io vi dico solo questo. Se lo usate, non ditemelo. Non ditemelo perché mi arrabbio. Adesso questa Katarina si piglia. No, è riuscita a schivare per un nulla. Il mio Shuriken. Che è una brutta cosa per me, ma un'ottima cosa per lei. Lei ha già perso un po' di vita, non so come. Vedete, quando io mi avvicino lei sta un po' lontana perché, come detto, io ho il vantaggio del range. Ho un range. Lei è corpo a corpo, io invece no, quindi posso tenerla abbastanza lontano. Oltre a fare ingenti danni, come avete visto. Ecco, guardate qui, quasi metà vita è andata solo con la mia combo QW. Adesso non vorrei espormi troppo, volevo solo prendere un po' di soldi per il mio prossimo gettino.